1-2 lo ha fatto finire un po' ai margini di questa squadra. Questo è il saluto nella prepartita tra Stefano Colantuono e Armando Madonna. Primo pallone giocato dal Piacenza, lo sguardo di Madonna, per lui per ora un po' indigesta la prima volta contro la sua ex squadra. Vi ricordavo, più di 90 presenze e 15 gol per Madonna con la maglia nerazzurra. La prima azione con questo cross che Cassano decide di respingere. La risposta del Piacenza affidata al colpo di testa di Thomas Guzman. Buona tecnica nel salto, nella scelta di tempo, ma non ha dato la potenza necessaria per mettere i brividi sulla schiena di Andrea Consigli. Ancora Piacenza, ancora Caccia, diciamo uno dei migliori in campo insieme a Guzman nel primo tempo. Qui al suo destro è deviato da Consigli, il pallone che rimane vivo, poi Trust che riesce ad anticipare Caccia in calcio d'angolo. Ecco ancora il destro potente e anche ben indirizzato con Consigli che viene poi aiutato da Trust. Barreto dentro per Tiribocchi, è una grande azione il destro di Tiribocchi, però è alto sopra la traversa. Buon'idea qui del paraguaiano a trovare Tiribocchi pronto al tiro di prima intenzione. Ancora Atalanta che sale in cattedra, prima Doni, poi Peluso, non riesce infine Raimondi a dare la forza necessaria al pallone per indirizzarlo in rete. Difesa delle Piacenza poi si salva. Indicazioni di Madonna, azione sulla destra, il cross basso di Marchi che cerca Graffiedi, l'anticipo di Trust, un po' nervoso Colantuono, poi però arriverà il minuto numero 25, guardate Ruopolo, addomestica il pallone, aspetta l'arrivo di Ruopolo, lo serve, posizione regolare, tocco con il sinistro, palla in rete, vantaggio Atalanta, quarto gol in campionato per Simone Tiribocchi, classica esultanza, suonare il clacson del tir, a mimare il clacson del tir, fanno festa i giocatori dell'Atalanta proprio sotto il settore ospiti, oggi occupato a circa 300 supporter nero-azzurri. Gran palla di Ruopolo, ottimo il movimento di Tiribocchi, il tocco con il sinistro, freddato Cassano, palla in rete per il vantaggio dell'Atalanta. Passano appena 4 minuti, Ruopolo, Doni, Barreto, tiro con il sinistro, parata di Cassano, il pallone rimane lì. Doni, il colpo di testa, inventa e disegna un pallonetto con la testa, Doni che poi mette la mano sotto il mento, testa in alto per il gol numero 2 della giornata, 3 in campionato. Qui Barreto che aveva cercato il numero, Cassano una bella parata, ma ti insegnano sin da piccolo a non respingere mai la palla centralmente. È facile per Doni mettere dentro il 2-0. Questa è l'unica vera azione del Piacenza con il cross di Marchi che attraversa tutta l'area senza che nessuno, ma soprattutto Caccia, riesca ad intervenire. Ci prova anche Barreto dalla distanza, pallone largo con il destro. Ha avuto spazio il paraguaiano, grande primo tempo per lui, così come per Carmone Padoin nel centrocampo dell'Atalanta. Finisce dopo 46 minuti la prima frazione di gioco con l'Atalanta avanti di 2.